Ho la necessità di tagliarmi i capelli. E poi sto ciuffo, raga, voi lo so che mo dite che vi sta sul cazzo. Però questo ciuffo non può né scendere né salire. Ah, raga, oggi, allora, avevo un dubbio, nel senso, il dubbio era: metto delle puttane e quindi l'effetto sarebbe stato questo e voi non avreste minimamente ascoltato quello che sto dicendo, o lascio ormare che ti dà tutta un'impressione diversa della vita, lascio ormare così mi sentite a me e non guardate i culi delle tipe, non si guardano i culi delle tipe. Bene, ragazzi, benvenuti qui in questo mio nuovo video, signori. Ah, ecco dove sta il caricatore del computer. Di Gabbo. Oggi, signori, siamo tornati con un vloggettino. Grazie del supporto che mi stai dando durante queste settimane. Che è un po' di settimane che ho visto che i video vanno meglio. Perché sia ci metto più voglia, sia sono più. Ehi, guardami, ti faccio sorridere. E poi vedo che anche voi vi divertite più a vedervi i video perché vi do delle sensazioni positive. Oggi siamo tornati qui sul mio canale per un video che è la continuazione di quello della settimana scorsa. Che era dopo questo video mi odierete. Oggi, come avrete capito dal titolo, anzi, no, perché sarà un bait. Quindi non avrete capito niente, ma come avete capito dalle mie parole, parleremo di 5 motivi per i quali voi dovete amarmi. Ah, ma sapete che mi fa cazzà proprio? Guarda, io voglio fare una serie proprio cose che mi fanno girare gli ingranaggi dei Griffin. Oddio, geniale. Racconto delle cose che mi fanno girare gli ingranaggi. Una cosa che mi fa girare il cazzo, non c'entra col video, eh? No, anzi, non va, dico. Primo motivo per il quale io dovrei essere amato. Io, personalmente, tengo molto a quello che faccio. Sono la persona, voi non lo vedete. Anzi, adesso vi chiedo una cosa e vi dovete rispondere sì o no. Proprio mentre lo guardate, eh? Mentre guardate, io vi faccio la domanda e voi sì oppure no. Io voglio fare un video, forse l'avevo già chiesto tempo fa, in cui vi faccio vedere come monto un video. E avrei optato per farvi vedere come monto le Sdrogo corse. Quindi, se voi volete vedere un backstage, diciamo, di come si montano le corse, fatemelo sapere che ve lo faccio avere settimana prossima. Io tengo molto a quello che faccio, nel senso che sono molto schizzinoso. Perdo tantissimo tempo per pensare a un video, per editarlo. Cioè, io personalmente tengo moltissimo al mio lavoro su YouTube. Anche che sono video, mazzo, anche che sono video stupidi, anche che sono video leggeri. Io voglio che siano editati al meglio per quello che sono in grado di fare io. Sono schizzinoso, se una cosa non mi piace non la faccio. Non butto mai video, perché mentre li registro, so già che sono simpaticissimo. Però mentre li registro penso, ok, in edit lo miglioro. Con tutti i taglietti, con tutti i pancroppini, no? Con tutte le musichette che si stoppano, che nessuno nota, però ci sono. Quindi sono molto, cioè, per un vlog, magari se mi sbrigo, che ho pochissimo tempo, ci metto pure mezz'ora a editare un video. Però se ho tempo da perdere, cioè, tipo questo video lo editerò di notte, quindi avrò molto più tempo. Ci perdo un'ora e mezza, ci perdo 2 ore, ma per un vlog stupido. Per le Sdrogo corse, ragazzi, io dovevo editare le Sdrogo corse fatte bene. Io per il 100° episodio ci ho messo 5 ore e mezza. Il secondo motivo che mi è venuto in mente, che ho scritto qui nel, è che allora io ho registrato, ve lo spoilerò, ho registrato un video che andrà online il 20 luglio 2018. Vediamo chi capisce perché ho registrato quel video, l'ho registrato insieme a Michelle e abbiamo visto dei miei vecchi video che lei non aveva mai visto, fortunatamente per lei, e ho notato che l'evoluzione del mio personaggio è nulla, è zero, solo che adesso ho molta più consapevolezza, non mi vergogno davanti alla telecamera perché so che in realtà dietro ci stanno, non lo so, quante persone guardano video. Però una cosa che spero apprezziate, queste sono tutte cose che io spero che apprezziate, è che il personaggio Dread e la persona Matteo sono simili, sono molto uguali, solo che il personaggio è l'esagerazione di Matteo. Una cosa che spero apprezziate è che nel mio percorso, nella mia carriera, nella mia scalata, no? Nel mio rafting, nella mia partita, nella mia finale, vabbè, nel mio cammino, diciamo, è che ho fatto sempre tutto da solo. Ho puntato sempre solo sulle mie forze. Ovviamente poi queste cose sono mie, cioè non è che sto di che l'altro non le fanno, queste cose sono cose mie. Poi se uno youtuber se guarda sto video gli gira il cazzo vuol dire che c'è la coda de paglia a stupido. Quindi il fatto di fare sempre tutto da solo, il fatto di non abbattersi mai, di avere comunque anche un gruppo di amici fondamentale, perché ti sollevano nei momenti difficili, ti aiutano, ci parli, quindi è molto utile quello. Non prendete queste parole che ho detto dal lato sbagliato, cioè il ho fatto tutto da solo era inteso che comunque non ho mai avuto uno che mi ha fatto una miniatura, a parte qualcuna, non ho mai avuto uno che mi editasse video, non ho mai avuto uno che mi pulisse i video, non ho mai avuto uno che mi pensa i video, non ho mai avuto niente. Io sono una persona che fa tutto da solo, ma anche nelle cose più stupide, anche nel sistemare, ovviamente è un bordello adesso la camera perché c'è Michelle, Michelle che è di là, non posso urlare, mi sente, è la persona più disordinata del mondo, ragazzi, è disordinatissima. Però questa cosa non la scopri adesso, capito? Insulterai, vi farò una storia su Instagram in cui dico, regà, ah, me l'avevo detto.
Quarto motivo per il quale dovreste apprezzarmi come persona, stavolta non come youtuber, è che io ho una passione per gli animali. Cioè non posso non farci sesso, ragazzi. Io ho una passione per gli animali, e non è ovviamente legato al fatto che io sia vegetariano, sono cose staccate, per favore non fate i tumori. Amo molto gli animali, ma perché provo più compassione per gli animali che per delle persone. Le persone non hanno la scusa per essere stupide, perché sono persone e sono fottutamente evolute. Quindi se una persona è stupida, è messa sul cazzo. Mentre se un animale è stupido, è un animale. Cioè Nala è il cane, vi giuro, più stupido, anzi non stupido, ingenuo che io abbia mai visto. È un cane intelligentissimo Nala. Sa cosa può fare, sa cosa non può fare. Sa che quando fa un danno, poi so cazzi sua. Sa che se magari se magna lo stipite della porta, che fortunatamente ancora non ha fatto, se mi ruba la scarpa, se mi ruba i calzini, poi la vedi che tipo orecchie basse indietreggia, ma è un cane. Lo capisce un cane le cose sbagliate, ma le fa uguale perché è un cane. Tu uomo, tu persona, tu essere vivente tecnicamente più evoluto di tutti gli altri, non puoi permetterti di fare certe cose. Gli animali invece mi fanno compassione, perché sono animali e quindi vivono con naturalezza, la spensieratezza della vita, non capendo un cazzo. E quindi mi fanno tenerezza, mi fanno, no, addolcire il sangue, addolcire il cuore, addolcire l'anima. Qualcosa mi fanno addolcire. Fin da quando ero bambino ho sempre cercato di prendere animali non comprandoli. Io a casa a Roma, come sapete, ho due gatti. Ho Giolina adottata, Ceres adottata, ho Camilla adottata, ho una tartaruga adottata. Anzi no, in realtà no, ho detto una cazzata. La tartaruga l'avevo presa da bambino ad una fiera di Tivoli, che era la fiera, come si chiama, il patrono di Tivoli, Madonna santa, San Giuseppe, la fiera di San Giuseppe, che c'erano questi animaletti. Io ne ho comprato uno, ma ero piccolo, perché considerate che adesso la mia tartaruga ha 18 anni. La mia tartaruga ha quasi l'età della mia fidanzata. Ho riflettuto, e non perché io sia uno specchio, sulla rete tuo riflesso. Stavo parlando degli animali, no? E ho pensato che c'ho proprio 2 anni, tu sei il secondo. Ah, davvero mi chiamate? No, ti ho chiamato perché ho riflettuto sul fatto che la mia tartaruga ha quasi la tua età. È maggiorenne. Holy shit. Facciamo una festa. Madonna. E mettiamo la tequila nell'acquario. È una 2000. È una 2000. Comunque i tipi si sono lasciati. Ma come si sono lasciati? Come si chiama? Oronzo. Oronzo. Oronzo sei un coglione. Ma è un coglione. Ha pisciato. Oronzo. Comunque dicevo, ho sempre avuto questa passione per gli animali. Li ho sempre adottati tutti. Anche Nala è adottata. Io il giorno in cui... Allora, ci sono un po' di cose che voglio fare, che penso, che dico, mazza, quando sono ricco azzino un po' i capi che faccio. E una tra queste è prendere un rifugio per animali. Dunque vabbè, in sostanza sono una persona più buona con gli animali che con le persone. Il quinto punto a mio favore, queste le ha scritte Michelle in realtà. Michelle mi ha detto che sono una persona leggera, paziente e altruista, a volte anche troppo. Che è vero. Sono una persona leggera nel senso che so proprio magro, raga. Sono una persona leggera nel senso che mi diverto con poco. Non mi piace molto fare cose complicate. Cioè mi piace la semplicità. Non sono una persona che si fa troppi piani. Non sono una persona organizzata. Mi piace molto vivere alla giornata. Sono molto paziente perché non perdo mai la pazienza. A volte ovviamente la perdo, ma solo quando proprio leggo i commenti stupidi che mi avevo voglia di fare un genocidio. Ma se dico genocidio me lo monetizzano il video. Io sono paziente nelle cose quotidiane. Potete chiederlo a tutte le persone che mi stanno a fianco. Raramente, ma raramente, perdo la pazienza. Anche se mi fate un torto gigante, io non riesco ad arrabbiarmi con le persone. Non ce la faccio proprio. Devo arrabbiarmi per perdere tempo. Sì, per perdere tempo, per arrabbiarmi con uno che me lo fa perdere tempo. E sono altruista perché certe volte penso più agli altri che a me stesso. Sbagliando, perché al primo posto dei pensieri un umano dovrebbe esserci la propria persona e poi gli altri. Però diciamo che queste cose in alcuni casi mi penalizzano, in alcuni casi mi aiutano su alcune situazioni della vita quotidiana. A me piace rendermi la vita facile. Se io la vivo scialla, la vita non è difficile, raga, è scialla. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che mi amiate un po' di più dopo questo video. Non so che titolo dai. Dopo questo video mi odierete, posso fare dopo questo video mi amerete. Ma mi amate già. Arriviamo a 30k. Arriviamo già sui 30k. Dai, sto video è abbastanza divertente, easy. Poi lo monto di notte, raga, dai. Spero che vi sia piaciuto, mi sto a morire di caldo. Qua dentro fa caldissimo, 35 gradi con la softbox. Bella regà, mi raccomando, divertitevi. Boh, andatevi a mangiare un gelato in Duomo, regà. Se state in un'altra città cercate un Duomo, nel senso, bella.